Rocchi e Baggio. A cercare Killhouse, buona la combinazione degli olandesi, parte il traversone ribattuto da con la penetrazione da sinistra di De Boer, parte il calcio di punizione, la respinta è stata di Bergomi. Baresi cambia gioco a cercare Baggio, il colpo di testa all'indietro mentre osserviamo questo lancio perfetto di Koeman su Blind, va Blind, lo nella nazionale d'Olanda, sono assenti Erwin Koeman, Van Schip, Kift, Van Arle, Van Tigelen, che hanno tutti accusato qualche infortunio, anche se si mormora da parte di Baresi. Ferri, panchina azzurra nella quale accanto a Vicini c'è Rocca. Bergamo, Baresi, Baresi accende il pressing, poi torna sui suoi passi. Bergamo, Ferri, Baresi, Maldini, Marocchi, si sgancia Baresi, da Baggio, si gira bene Baggio, poi da un gran pallone a Denaro. Napoli, va De Napoli sul fondo, tocca fuori a Baresi, destro di Baresi, porta vuota incredibilmente. Spingere il tiro di Baresi, la porta era vuota, ha tentato Baggio mi pare di ribadire il gol, ma ancora il coso con Adori, da Zenga, da questi a Baresi. Speriamo che Ferri non abbia accusato tali difficili, la giornata è stata caldissima e tuttora la temperatura nazionale d'Italia e Olanda, mentre Donadoni offre il pallone a Baresi, parte il suggerimento profondo di Baresi, troppo lungo forse, Baresi comunque riesce a conquistare il pallone, Baggio, De Agostini, Baresi, De Napoli, Baresi. Baresi, accompagna Bergomi, eccolo il gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 alla favorita di Palermo, gara amichevole che apre praticamente De Napoli. Baresi verso Schillaci, buon pallone, tiro fuori. Ricorda che Totò Schillaci è stato capocannoniere agli ultimi mondiali con 6 gol, rivedete la sua battuta, è costretto un po' ad allungare la. Bergamo, Baresi, De Agostini, invece per De Napoli, Baresi, ma Van Basten non lo può controllare, così che Bergamo lo gira su Baresi, batte lungo Baresi, fuori gioco di Baggio. Dai giocatori molto spesso il rimbalzo è irregolare, ecco Van Basten ma di fronte a Baresi, parte il cross Van Basten, attenzione c'è Vischke nel tentativo di trovare dei corridoi, sono schierati a zona i difensori olandesi che sono assai abili a stringere. Scatta ancora Blind, la chiusura è di Baresi che tocca il calcio d'angolo, però Baresi era stato vistosamente disturbato da Blind che in ritardo ha allungato il piede. Ecco che rivediamo, vedete il lancio di Wouters è per Blind e vedete che è nettamente disturbato Baresi dallo. Nuovamente sfiora De Agostini, sbuca poi Baresi, palla per Magni, vede se c'è la possibilità di operare il lancio lungo, calibra invece verso Killhouse, giunga senza naturalmente, lo ha un po' arrugginito, da via sul verso Van Basten, bello il tocco di Van Basten per Blind, ma bello anche l'intervento in copertura di Baresi che dà Donadoni e si sgancia Baresi dentro per Baggio, non filtra il pallone, scatta però Baggio, 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 porta vuota, Baggio, gol! Gol di Baggio, prodezza di Baggio, su grande iniziativa di Baresi, esplode la una pericolosa azione avversaria venuta in avanti, avete visto il suo suggerimento,
per Baggio, pallone sfiorato da un avversario, Baggio per anticipa Kuman, aggira Van Breukelen in uscita, mette dentro, ma c'è il palo. Intanto l'Olanda viene in avanti con Gullit. Gullit deve vedersela ora con Baresi, sbaglia il tocco, De Agostini, Baresi, Baresi poi diffidenza su Gullit. Maldini, ora la partita. Baresi. Diarcolo. Baresi, ma. Uno di testa di Blind, ancora altissimo Culli, mischia fuori botta, Culli, tiro col corpo, respinge Baresi. Palla dentro per Vanenburg, Baresi al rinvio, poi al controllo, elegantissimo il palleggio per Mancini, bene. Utilizzato nella fase finale della partita da Vicini per quello che sarebbe il debutto ufficiale. Ora è Winter che tocca un pallone, rinvio di Bjarkovo, poi rimpallo Van Basten, Mancini tocca il pallone, Mancini anticipando Van Basten. Nel corso della ripresa, risultato sempre di 1-0 per l'Italia, con l'Olanda che sta producendo il suo sforzo nel tentativo di raggiungere la parità. Baresi, Marocchi, Marocchi, Baresi, penale. Dirigere sempre in maniera egregia. Palla ora per Baresi, determinante la sua iniziativa. Il colpo di testa bellissimo di Schillaci per Baresi e c'è Baggio che è in fuorigioco. Gol, ma è fuorigioco, è fuorigioco. Grande azione dei nostri, ma Baggio era in posizione irregolare. Bellissima comunque la fase, la destra tocca in profondità cercando Van Basten, Van Basten e Baresi, taglia la strada Baresi al compagno di Clevers, avanza Wouters, tocca in profondità a Baresi, Marocchi, Baresi anche minacciosi, Baresi, punta per Baresi, su Baresi Bergla, va Baresi, si ferma, non ha però compagni che lo aiutino nei pressi, trova Marocchi che dà fuori a Vichke contro il traversone di quest'ultimo e Baresi e Tacconi stentano. Baresi trippa e fallo su Baresi da parte di Fraser. Esce al limite della propria area Tacconi, a branca impresa da avanti Vichke dalla bandierina, Baresi, poi Berka, ancora Baresi, Schillaci, Baresi, Baresi si gira molto bene, fa fuori due avversari, scatta Schillaci, parte il lancio di Baresi verso Schillaci, Schillaci, Schillaci davanti al portiere, ecco che rivediamo il lancio, vedete bellissimo, di Baresi per Schillaci, su Schillaci c'è un intervento brutto di Fraser, resiste Schillaci, ma Van Breukelen gli chiude la... Ecco il fischio della fine, 1-0, al cospetto di una Olanda che...